tutti e ciao a tutte, ben ritrovate. Come state? Come va l'estate? Per chiudere questo ciclo di video dedicati alla cura dei capelli durante l'estate, ho deciso di fare questo ultimissimo video dedicato a 10 dritte che per me sono essenziali per salvaguardare le nostre chiome durante l'estate. Alcune di loro possono essere scontate, ma sono sicura che qualche chicca ci sarà. Siete pronti? Partiamo? Allora, in primis è importantissimo l'orario in cui ci esponiamo al sole. Non è una cosa scontata, perché lo vedo tutti i giorni, vedo gente anche con bambini che vanno in spiaggia per tutto il giorno. Non abbiamo più nessuna scusa oggigiorno di non essere informati in materia. Il sole va preso nelle ore meno calde, quindi entro le 10:30, cioè fino alle 10:30 e dopo le 15, le 17, scusate. Perché dico questo? Non solo ne soffre la nostra pelle, ma ne soffre la nostra cute, perché si surriscalda il nostro cuoio capelluto e quindi si infiamma, e ne soffrono i nostri capelli. Se proprio dovete passare tutta la giornata al mare o comunque in barca, è importantissimo proteggere il nostro cuoio capelluto con un cappellino in cotone o comunque traspirante, e oggigiorno in farmacia troviamo anche dei cappellini che sono trattati con filtri UV, che assicura una protezione al 99% del bulbo capillifero, appunto dal danno che possono arrecare i raggi UV. Importantissimo risciacquare il prima possibile l'acqua di mare dai nostri capelli, o comunque anche l'acqua della piscina che contiene il cloro. È importantissimo perché i piccoli cristalli di sale di mare che permangono sul nostro fusto sono come delle piccolissime lenti roventi che attirano i raggi solari, che porta appunto alla disidratazione e all'inaridimento della nostra chioma. Quindi assolutamente sfruttate le docce che trovate sulla spiaggia, o portatevi da casa una piccola bottiglietta con dell'acqua dolce. Non pettinare i capelli se non con le dita delle mani, mi raccomando. Vedo veramente delle scene in spiaggia che non vi posso raccontare e non posso neanche intervenire, ma i capelli, quando sono bagnati, quando sono umidi, sono veramente molto molto fragili e molto facilmente si possono spezzare. Quindi, se proprio non potete farne a meno, utilizzate un pettine di legno con i denti larghi. Io quest'anno, appunto, non avendo i capelli molto lunghi, utilizzando le dita mi sono trovata benissimo e sono sicura di non aver arrecato grandi danni. Non frizionare la chioma, mi raccomando, non frizionatela, quindi non fate così, ma tamponatela utilizzando un asciugamano, possibilmente in bambù, che è la novità del mio shop, che se ti è sfuggita trovi qui sopra in un link dedicato, che è una vera chicca. Ma è una vera chicca non solo perché è ultra assorbente, quindi assorbe veramente velocemente l'acqua dei capelli, potete leggere anche le recensioni delle ragazze che l'hanno acquistato e che lo stanno utilizzando, ma non svolge solo un'azione anticrespo grazie appunto a questo potere super ultra assorbente, ma la vera chicca è che la fibra di bambù contiene la pectina di miele, che assorbe fino al 99% dei raggi UV. Quindi non solo vi aiuta ad asciugare prima la chioma, ma vi protegge addirittura la cute dai raggi UV. Per chi ha i capelli lunghi è importantissimo proteggere le lunghezze con dei prodotti appositi, quindi come lo spray Hair Elixir, quindi lo spray protettivo anticrespo, che è un'emulsione leggera fantastica da applicare in spiaggia per proteggere e idratare e apportare un nutrimento esterno alle nostre lunghezze, ed è essenziale legarle proprio perché con il vento vibriamo e ci ritroveremo facilmente dopo una vacanza appunto
con i capelli al vento, con le doppie punte e soprattutto con le punte spezzate. Ti ricordo che così come applichi la protezione solare sulla tua pelle prima di uscire di casa andando in spiaggia, e me lo auguro che tu lo stia facendo, la stessa cosa devi fare anche con i capelli. Quindi vanno protetti non quando sei già in spiaggia, ma bisogna farlo prima. E anche se vivi in città, i capelli vanno anche protetti dagli agenti atmosferici, che possono essere l'alta umidità, lo smog, la polvere. Quindi assolutamente utilizzate un prodotto che svolga questa funzione protettiva sui vostri capelli. È un'ottima dritta per mantenere il colore ottenuto con le erbe tintorie, e quella di utilizzare durante la permanenza vostra al mare degli shampoo naturali vegetali in polvere. Io ho utilizzato durante questi 10 giorni al mare un mix lavante che arriverà adesso ad agosto sullo shop online. Non so quando questo video verrà pubblicato, se sarà già online o meno. È appunto il mio amato Seed e lo Shikakai, e devo dire che il colore ha scaricato veramente poco. Sarà anche perché ho utilizzato il Hair Elixir, lo spray, sarà perché appunto non ho utilizzato proprio i tensioattivi classici di uno shampoo appunto tradizionale. Il colore è un sbiadito molto meno rispetto agli altri anni. L'alterazione del colore è una cosa assolutamente normale, quindi non vi aspettate di ritrovarvi con il colore identico a quando appunto siete arrivate al mare, anche perché se fate i tuffi nel mare, quindi bagnate proprio i capelli con l'acqua di mare, il cloruro di sodio che si trova appunto nel sale marino porta allo sbiadimento, all'ossidazione del colore, quindi avviene proprio una schiaritura naturale dei capelli. Ovviamente, chi non vede l'ora di ottenere un colore un po' più chiaro sui propri capelli può rincorrere a questo trucco, però vi ricordo che è sempre un metodo aggressivo, una schiaritura che comunque dà secchezza e inaridimento sul fusto. E ultimissima chicca, gli impacchi a base di argilla. È meglio ancora se è un'argilla delicata come il Kapur, che è una new entry sul shop online. È un impacco a base di Kapur, ma anche di tantissimi altri ingredienti, ma che vi svelerò quando sarà il momento. È importantissimo fare gli impacchi a base di argilla perché sono altamente rimineralizzanti, aiutano a riequilibrare il pH del cuoio capelluto, favoriscono la ossigenazione delle cellule, tolgono le impurità e regolano la produzione di sebo. È una coccola che vi consiglio di fare almeno una volta, se non due, durante la vostra permanenza al mare, quando appunto sottoponete i capelli a vari stress come lavaggi frequenti, utilizzo di phon, la salsedine, il cloro e così via. Ovviamente gli impacchi a base di argilla andrebbero fatti almeno una volta al mese durante l'anno, ma anche di questo vi parlerò quando sarà il momento. Mi fermo qui. Se avete degli altri suggerimenti, se ci sono delle altre dritte che per voi fanno la differenza, ovviamente come sempre ricordatevi di condividerlo nei messaggi qui al video. Saranno utili non solo a me, ma anche a chi appunto guarda il video, e sono sicura che fa un check anche dei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate come sempre il like, grazie, perché mi aiuta a farlo vedere a quante più persone su YouTube, perché YouTube lo propone, perché ci sono interazioni. E ovviamente condividetelo con le vostre amiche. Ricordatevi di iscrivervi al canale come sempre, e noi ci vediamo prestissimo.